Mauis! Buon salve a tutti, amici e amiche, buon salve. Benvenuti alla 85esima puntata del Runcast. Buon salve a tutti e bentornati a bordo della live. Ah, il benessere di essere in live. Va che robetta, molto bene. Voi tutto bene? Tutto a posto? Tutto in linea? Eh? Ecco che arriva anche la musichina, grazie mille. Ecco fatto. Buon Giorgio The Emperor, ciao Bright Juno, ciao Coletreno, Ira Plisken, Baskaram, The Emperor, appunto, BD Silma, grazie mille, oh la miseria, 500 bit, ma miseria, buon salve alla ciurma più verde di qui, c'è il tuo suo capitano, grazie infinite Tony, grazie, molto gentile, tutto regolare, molto bene, bravissimi, guarda che bella gente che c'è questa sera, buonasera Paolo Chi, buonasera Dragon Blades, BD Silma, oh Pota, ciao, bene. La sobrietà è sempre la migliore. Buonasera Alfabeta, ovviamente. Buonasera a tutti. The Father, buonasera. È il momento di confessare i nostri peccati in fatto di pre-order. Deluxe Edition e Mega Bundle, la miseria. Durissima sta roba. Ho fatto in tempo, sono rientrato ora col sushi. Ciao Stedan, tranquillo, mangia il sushi, ma con calma. Con calma, buon salve, ti ascolto mentre picchio John Cena. Salutiamo Giuseppe Dinner, come sempre, Giovanni Dinner, scusa, perché cena è già in italiano, quindi quando un nome è italiano devo inglesizzarlo per il principio degli opposti. Salutiamo Giovanni Dinner, come sempre. Grazie Vincenzo Arcel per essere qui, ovviamente, questa sera con noi. Eh sì, stasera c'è da confessarsi. Buonasera Nuccio, facci rivedere Redfall, poi lo rivediamo, il trailer di Redfall. Detto questo, nella mia scoperta di Diablo 3 ti sto mandando svariati oggetti leggendari, peraltro non capisco perché li dà solo a te. In che senso, The Emperor? Ah, quelli del... Ho capito. Perché forse non hai nessuno fra gli amici che gioca a Diablo 3, forse, quindi non lo so. Oltre a me, non lo so. Buonasera Saboid, ciao, benvenuto. Buonasera Fiora. How is the X83? Ciao, sei arrivato... Questo è Avis, comunque... Hai scritto Avis. Ha visto che le dona il sangue, ha scritto Avis. Un punto in più per il mod di X83 che l'ha fatta così. Buonasera Matteo Rasix, buonasera Silent Bob, buonasera Laze, buonasera, come sta? Benissimo, tra l'altro, dopo il l'esploit su Hotel Renovator ieri sera, ho mostrato i risultati della stanza a mia moglie, che mi ha detto, certo che siamo proprio sposati, perché anche lei avrebbe messo il dipinto del Chihuahua nel cesso al posto dello specchio. Quindi, tutto normale, qui funziona tutto come dovrebbe andare qui da queste parti. Buonasera Silent Killer, ciao carissimo, bentornato, fantastico, hai visto? Jurassic Rune, sera, perché Jurassic? Madonna, va bene che sono vecchio, però adesso addirittura darmi del giurassico... Non fa di me un bell'omino. Potevi mettere il dipinto al posto del water. Buonasera, e mettere il water sospeso sopra il lavandino. Ciao Fix. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Allora ragazzi, questa sera dunque, in virtù del fatto che il buon Mirror Fate ieri sera ha riscattato Exoprimal... Ecco, ho una domanda su Exoprimal Beta, appunto il buon Saboid scrive, ho fatto il Capcom ID, ma poi come si scarica la beta? Non ci sono riuscito. No, i server sono ancora chiusi. Purtroppo sono ancora chiusi, ho controllato, la notizia era uscita male probabilmente, infatti avevano ritoccato dicendo che fosse disponibile da subito partire dal 16 di marzo. Io l'ho scaricato, la beta me l'ha fatta scaricare, come entri ti dice i server sono in manutenzione, quindi questo è. Purtroppo la beta open per tutti arriverà tomorrow. Esatto, non sono stati molto furbi, scusate, beta dal 17 al 19, come Diablo 4, perfetto, quanti giocheranno? No, beh, mi aspetto che molti giochino la beta di Exoprimal. Certo che però, se mi facessero il piacere magari di aprire i server della beta di Exoprimal prima dell'apertura dei server Blizzard, mi farebbero davvero una squisitezza. Grazie mille. Chiedo perché, essendo anche utente PS5, e lì si carica, ma su Xbox non sei riuscito a scaricarla open beta? Allora male. Buonasera Mirk92, ciao, benvenuto.
ma Jez ha messo un tweet dove giocava la beta di Exoprimal. Sì, in diversi hanno giocato alla beta di Exoprimal, una sorta di beta accesso anticipato. Sì, sì, sì. Le testate lo stanno valutando bene, quindi la gente penso arriverà nonostante il Diavoletto 4. Può essere, può essere. Volevo ringraziarla per la serata quizzone, è stata molto gradita e divertente. Grazie a te di X83, grazie mille. È stata una bella serata, divertente. Io solitamente non ho grossissimi problemi a fare queste serate quizzoni, se non quello di dover andare a recuperare le varie chiavi, riscattarle. Alcune sono quelle degli ambassador, alcune sono chiavi che mi sono state regalate, quindi ecco, devo un po' andare a spulciare. Esatto, esatto, esatto. Dalle 11 di domani mattina. Quindi potrebbe essere buono, perché i server Blizzard dovrebbero aprire alle ore 17. Quindi non male. Il sito ufficiale di Exoprimal. Sì, 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 sì. Assoluto. Non quanto l'hotel di ieri. Esatto, esatto. Ieri non stavo più respirando dalle risate. Sì. Metto in palio la chiave di Midnight Sun. Io la chiave di Midnight Sun ce l'ho, ma è vincolata al mio account, cioè se la riscatto devo farci un contenuto sopra. Quindi altrimenti infringo, anche se rompo, ecco. Rompo l'accordo con il publisher che mi dà la chiave, perché giustamente vuole che io ci faccia un contenuto sopra. Hanno annunciato questo Air Tokyo, ma non Sifu, ci toccherà shopparlo. Mirk, lo so. Vabbè, Sifu non è un first party, sì, ma in molti si aspettavano l'arrivo su Game Pass. Io sta roba l'ho sempre detto fin da principio che, secondo me, nope, ma non tanto per Sifu in sé, che è insolito che un titolo venga annunciato con la data di uscita fissata, arriva su Xbox, perché tra l'altro appunto prima era solo su PlayStation, vederlo uscire su Xbox e dopo ti dicono tu magari lo preordini, dopo non so, a una settimana dalla release ti dicono ah, è su Game Pass, ti girano i maroni, scusate. La scimmia tre teste, buonasera Rune, sto provando a scaricare Valheim ma mi dà errore, si è verificato un problema, riprova tra un po', cosa sto sbagliando? Beh, niente potenzialmente, cioè io l'ho scaricato senza problemi, l'abbiamo giocato anche in live, non lo so. Prova dalla app, ti do un consiglio, quando ci sono queste robe che a volte smattano di brutto ogni tanto, vai sulla app di Xbox, non quella di Game Pass, quella di Xbox, ok? Che è questa qui, ok? Quando tu apri la app di Xbox, se fai cerca dalla lente di ingrandimento, lo scrivi, scrivi il nome, scrivi Valheim, ti dà poi download sulla console. Non passa da Game Pass, ma passa dallo store, quindi puoi scaricare in anticipo dei titoli che magari verranno abilitati su Game Pass successivamente. Ecco, io ti consiglio di fare così. Così magari, se c'è qualcosa che non funziona nello specifico, così lo bypassi. Buon salve Cloud, buon salve. Non è che sia sto capolavoro, sì, fu un bel gioco, ma ha quell'animo indie. Io l'avrei giocato volentieri, a dire la verità, non mi dispiacciono questi titoli, però potrebbe succedere la stessa cosa con Diablo 4, ovvero che anche ad acquisizione conclusa non arrivi sul pass. Lo so, Stedan, ne abbiamo parlato anche ieri sera, e troverete chiaramente l'informazione nel video della domenica, perché me l'avete chiesto ovviamente in tantissimi. Ferguson ha già detto, il capo sostanzialmente di Blizzard per quanto riguarda il team di Diablo 4, ha detto che non ci sono piani per farlo arrivare su Game Pass, quindi sappiatelo. Dopo l'acquisizione, cioè arrivate all'acquisizione, finita l'acquisizione, quindi arriveremo a, non lo so, difficile che annuncino dei titoli in uscita se ci fosse ancora la causa dell'FTC in corso, quindi dobbiamo aspettare fino ad agosto. Se a settembre andasse tutto bene, l'acquisizione venisse finalizzata e tutte cose, potrebbe essere che forse nemmeno a settembre arrivi su Game Pass. Uno, per motivi interni, potrebbero voler dire sì, lo mettiamo più tardi, ecco. Oppure per la famosa clausola anti-Game Pass, che qualcuno, per esempio Sony, ma faccio un nome a caso,
potrebbe aver stipulato con Blizzard prima ancora del discorso dell'acquisizione, per evitare che arrivi su Game Pass così come è stato per Call of Duty. Installazione avviata. Oh, bene, bravo la scimmia a tre teste, bravo. Il trucchetto è sempre comodo, è quello lì. Io ad esempio, siccome spesso e volentieri pianifico le gaming night prima ancora del possibile rilascio dei giochi su Game Pass, a prescindere dalla fascia oraria, alcuni giochi arrivano su Game Pass tipo alle 7 di sera, e quindi nonostante io abbia una linea anche abbastanza veloce, magari se devo fare una gaming night o sto caricando dei video magari non ho tempo, non riesco a scaricarli per tempo. Ieri sera ho scaricato tramite l'app Civilization 6, anche se non era ancora uscito su Game Pass, dall'applicazione per smartphone di Xbox, non da quella di Game Pass, ho scaricato Civilization 6. Se ovviamente non è nel Game Pass, quando dalla console cercate di accedere, dice questo titolo non è di tua proprietà. Ma quando poi entrano nel Game Pass determinati titoli, lui controlla, rileva che è su Game Pass e quindi siete a posto. Exo si può già scaricare ma non giocare, purtroppo. Sifu serenamente da 8.5. Per me, per quel combat system, assieme a quell'estetica e direzione artistica, mi hanno stregato. Bene. Bene, 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 bene. Sì, i server non vanno, Cloud, non vanno. Grazie dell'imboccata con l'app Xbox, sono riuscito a scaricare la beta di Exo su Xbox. Grazie, prego. Infatti, anche la beta di Diablo si può scaricare, la beta di Diablo 4 si può scaricare tramite l'app, quella pre-order, chiaramente. Non vi consiglio di scaricarla ora, quella per la open beta, che sarà dal 24 al 26, perché potrebbe essere un'altra versione. Però se voi dalla app di Xbox, lo sto facendo in questo momento, scrivete Diablo 4, ecco, vedete nel campo ho scritto Diablo 4, andate qui sotto, vi dice Diablo 4 open beta, vediamo se riesco a metterlo a fuoco, eccola qui. Diablo 4 open beta, se voi ci cliccate da qui potete direttamente installare la open beta di Diablo 4. Io l'ho già scaricata, quindi mi dà avvia console, ma così dovreste skippare un sacco di problemi. Nessun gioco Activision Blizzard arriverà mai su Game Pass, tranne qualche gioco davvero vecchio. Scommettiamo, lascia passare. Ti ricordo che tu avevi scommesso con me il fatto che l'acquisizione non sarebbe andata in porto, quindi quando andrà in porto quella roba lì già sarai sotto di una scommessa. Poi ce la gestiamo a birrette, ok? Buonasera, buonasera, buonasera Nico. Spero niente ristrutturazione di stasera. Mamma mia. Ciao Matthew LH, ciao, benvenuto a bordo del canale. Mamma mia, ti ho così nauseato Nico ieri sera, è stato divertente, dai, sì. Dai. Per i 50 punti che si buggano l'app Xbox, sai qualche giochetto può aiutare a farlo funzionare? No, nessuno. Lì quando si buggano i punti rewards è sempre un po'... è un casino. Se si parla di birrette vengo anch'io, perfetto. Disponibile per tutti la beta di Diablo? No, questa qui è solo la pre-order beta. Ho visto che oggi... allora, ho pubblicato il video su Diablo, su Diablo 4. Troverete dei contenuti su Diablo, ma... in primis vorrei parlarvi di un paio di cosette, visto che siamo qua già in una cinquantina di persone, e l'avevo già accennato ieri sera, a dire la verità, ma appunto ieri era un attacco a sorpresa, molti erano fuori, no io non lo faccio, non riesco, tutte queste robe qua, e ok. Allora, adesso vi spiego una roba. Passiamo alla visualizzazione del browser. Ed eccoci qua. Che cos'è questa cosa? Che cos'è questa tal cosa? Ma vi spiego. Questi sono i club di Xbox, ok? I club di Xbox. Che cosa sono i club di Xbox? Sono sostanzialmente dei gruppi dove ci si può iscrivere in modo appunto da partecipare e poter unirsi a una community. Intanto vi lascio qua il linkino. Eccoci qua. Ok. Questo è il club ufficiale di Runewalker. All'interno di questo club, oltre a poter condividere i vostri screenshot, i vostri gameplay, eccetera, eccetera, sì, adesso poi faremo anche in modo che i mod possano accettare. Abbiamo Tony, Red e Lorenzo
come moderatori che possono accettare l'invito, ma voi potete invitare chi vi pare una volta che siete al suo interno. Oltre a condividere gli screenshot, i gameplay, eccetera eccetera, c'è la possibilità di effettuare i famosi looking for group, cioè la ricerca gruppo. Questo cosa significa? Che se giocate solo su Xbox e volete giocare con qualcuno della community di Runewalker all'interno di questo club, perché volete fare, che ne so, un boss specifico di Wulong, volete trovare qualcuno con cui giocare Age of Empires 2, volete fare una carovana su Forza Horizon 5 e la Season 3 di Halo Infinite, quel cavolo che vi pare, voi potete creare questo evento, condividerlo con il club, quindi all'interno del gruppo proprio del club Runewalker Official tutti riceveranno una notifica, e quelli online chiaramente, e una volta ricevuta questa notifica da parte del club uno ha la possibilità di accedere, di gruppare direttamente con voi. Buonasera Molder, buonasera, buonasera. Nausea Autonoschi, fatto sì, ho dei limiti che non riesco a superare. Ah ok, perfetto, va bene Nico, ok. Come mai su PC sembrava aver avuto tutto quel successo? Ma di che cosa stiamo parlando? Ah, sempre di... Ok, ho capito. Quindi, intanto, fate la vostra richiesta. Vi ho lasciato il linkino, ve lo rimetto un'altra volta, che così almeno fate la vostra apply. Potete condividere direttamente da qua. Poi sicuramente ci ritorneremo sopra, vi farò vedere come si fa a creare una roba se non l'avete mai usato, che così almeno siete a posto. La seconda informazione che voglio rilasciarvi è inerente il canale Discord, perché con l'avvento di Diablo 4, che è multipiattaforma, che è cross-platform, ma anche con Minecraft Legends, per esempio, con altri titoli che arriveranno, oltre ai titoli free-to-play, ho pensato appunto di utilizzare i server, il mio server Discord con i canali vocali, per avere la possibilità di comunicare anche con altre persone che giocano magari in multipiattaforma e che sono per qualsivoglia motivo nel Runewalker Official Club, quindi altri giocatori di Diablo, altri giocatori da PC, eccetera, eccetera. Quindi arriverà la possibilità di iscriversi anche al canale Discord, che per ora è solo per gli abbonati, ma da domani conto di liberare tutte le varie sezioni. La sezione degli abbonati, cioè dove ci sono io che parlo tutto il giorno con la community, resta lì solo per gli abbonati, a Twitch o a YouTube fate vobis, mentre la sezione, le altre sezioni saranno abilitate in base ai giochi. Anche lì ci saranno vari moderatori, quindi se cercate gruppo per varie robe, vi servono consigli più al game giocato, ci sarà possibilità anche di grupparsi su Discord. Ok, ho riscattato Astria Ascending, giustamente. È bello, a me è piaciuto. Ok, buonasera Red, buonasera, benvenuto a bordo del canale. Quindi ecco, rispammo un'ultima volta il club di Xbox. E quindi, ecco, e fin qua ci siamo. Arriveranno anche le robe sul server Discord, che così almeno siamo a posto. Tutta la comunicazione dovrebbe essere stata fatta ad hoc, ok? Perché poi ognuno, giustamente, vuole giocare al titolo che gli pare. Sono una community multigaming, a dire la verità, essendo una community del creator, voi seguite me più che dei giochi specifici, però giustamente, visto che in diversi mi hanno detto è certo che potremmo fare questa roba per... potremmo fare quella roba là, ecco, e quindi dovrebbe essere fatto, ecco, tutto qui. Allora, ecco, qui c'è già l'elenco dei partecipanti, che non sono tantissimi in questo momento, però dovremmo esserci. Dunque, e queste erano le comunicazioni di servizio. Perfetto. Passiamo subito con un po' di informazioni a questo punto, che così almeno poi stasera facciamo anche qualcosina. Eccoci qua. Allora. Innanzitutto fatemi vedere una roba. Visto che siamo poi in parecchi, voglio controllare se effettivamente funziona tutto. Ok. Innanzitutto parliamo di un paio di informazioni che avevo già condiviso ieri. Ho visto Disney Speedstorm, sì, 18 aprile in Early Access. Oh, grazie mille Pablo, che ha regalato due abbonamenti al Profezzore e a Gabri. Ciao, benvenuti a bordo del canale. Punto esclamativo Discord per il canale relativo agli abbonati. Grazie mille Pablo per la donazione, per la sub, le sub regalate.
È il mese back to school, perfetto per Starfield. Sì, assolutamente. Parliamo del nostro caro Filippone, perché che cosa ha detto il nostro Filippone? Che si lascia andare ai memini anche lui, perché, oh, povero cucciolo, che anche lui ha bisogno di sfogare i suoi meme. Hai visto lo spot di Twitch di Xbox e Diablo? Prima era dominato la PS5. Ciao Panasonico, qualcosa si sta muovendo. Qualcosa si muove, eppur si muove, dicevano. Molto bene, molto bene. Allora, il buon Filippone ha fatto un memino in merito a il buon Okami Games, che ha fatto, ecco, ha risposto, praticamente è stata una cordata di meme particolarmente interessante, dove c'era MVG della Game Developer Conference che ha scritto: Microsoft sta distribuendo accordi quelli decennali sostanzialmente per Call of Duty, li sta distribuendo praticamente come delle caramelle. E allora Okami Games ha detto che Microsoft ha siglato un accordo decennale con Texas Instruments, cioè sostanzialmente l'azienda che produce le calcolatrici da tempo immemore, le calcolatrici quelle scientifiche, ok? E appunto per portare Call of Duty a una calcolatrice vicina a te. Questa cosa, oltre a essere stata memata da Okami Games, ha ricevuto anche la risposta di Phil Spencer, che dice: ah, ok, è abbastanza bello, e sì, io ci giocherei. Ecco, il nostro Phil Spencer, che oltre a finire Vampire Survivors e oltre a millare Senua Sacrifice, si diletta anche a secondare i memini su Twitter. Non male. Non male, direi. Che uomo, è un uomo di spessore. Comunque, oltre a questa piccola baccata, ci sono alcune cose da tenere sott'occhio. Poi entreremo nel merito della discussione questa sera delle news, perché sì, si stanno muovendo tante tessere molto particolari, specialmente nell'ambito dei first party. Chi segue il canale delle news di Telegram oggi avrà visto un'invasione sostanzialmente di notizie alle quali ho fatto sinceramente fatica a starci dietro. Hai detto a Filippo di darci respiro, infatti è questa roba qua, perché io ne ho raccolte veramente tantissime. Domani a mezzogiorno dovrebbe uscire il video di Xbox Rumors, dove ce ne saranno 3 o 4 di rumors su Xbox, mentre gli altri saranno rumor di gaming in generale, cioè per multipiattaforma, perché anche lì di rumor adesso ce ne sono non tantissimi, mentre di informazioni ce ne sono tipo un oceano. Quindi ecco, dovremmo stare un attimo, dovrò fare gli sforzi, una bordata di roba, sì. Buonasera Arsenico, buonasera Chris Paltair, ovviamente. Comunque, il discorso di base, io avevo fatto il video oggi, che ho pubblicato oggi, in merito a Diablo. Vi ricordo che domani sera dalle ore 17 sarò in live per fare una super maratona modalità catetere su Diablo 4, sulla beta pre-order, alla quale parteciperò e quindi giocherò tutte cose. Sarà venerdì, sabato e domenica, farò una tripletta di live. Venerdì e sabato sarà solo gameplay, domenica ci sarà il salottino del Runcast e poi un po' di gameplay di Diablo 4, assolutamente. Buonasera Sima, stai calma. Sì, ho visto. Bravo. Quindi, ecco, oltre al discorso di Diablo, dove arriveranno anche dei contenuti in merito al mio parere sulla beta, quando l'avrò giocata, e tanti altri contenuti legati al mondo di Diablo, sono arrivati tantissimi altri contenuti di casa Xbox nello specifico. Ecco, è arrivato panettone denotante. Buonasera, non so quanti account abbia panettone denotante, ma comunque va benissimo così. Ciao, bentornato. Alla GDC, ovvero alla Game Developer Conference, nel giorno del 20 marzo ci sarà un panel dove saranno presenti gli Xbox Game Studios, e non solo, ovvero ci sarà Mike Soden di Turn 10, ci sarà uno di Compulsion Games, Mike Youngblood, ok, scusate, non ricordavo a memoria il nome del celeberrimo Mike Youngblood, grazie ovviamente Mike Youngblood,
e ci sarà dell'Xbox Game Studio Publishing, Paola e squadra. Tutto questo panel probabilmente potrebbe mostrare qualcosa dei titoli in lavorazione o che sono in lavorazione tramite Xbox Studio Publishing. Io non sono assolutamente d'accordo su ciò che ho letto in rete, cioè che sicuramente ci sarà la possibilità di vedere la release date di Forza Motorsport nuovo. Io credo che se lo dovessero annunciare non lo farebbero sicuramente all'interno della Game Developer Conference, che seguiranno in quattro gatti, quindi ecco, non credo che arrivi un annuncio del genere alla Game Developer Conference, né tantomeno una data di rilascio o un reveal del titolo di Compulsion Games, quindi Project Midnight, quello che era stato definito Project Midnight, ovvero un titolo, un gioco di ruolo sostanzialmente, che ci vedrà nel Midwest americano fra magia, robe steampunk, robe strane. Comunque, ecco, no, forse steampunk non c'era, ma comunque, ecco, particolarmente disagiante a dire la verità. Io sono invece abbastanza convinto che possa essere mostrato qualcosa di più tecnico a livello di realizzazione dei titoli. La Game Developer Conference non è solita fare degli annunci in termini di release dei giochi. Comunque sia, ecco, credo da un punto di vista strettamente di informazione che possa essere interessante seguire questo showcase per vedere come si muove l'industria, che cosa stiano realizzando, magari qualche immagine leakata, non lo so, su qualcosa dei loro progetti in lavorazione, ma mi aspetto che non ci siano gli estremi per poter avere dei reveal di peso, quindi delle date di rilascio oppure degli annunci in pompa magna. Ecco, non credo sia quella la sede ideale, ok? Comunque, ecco, questa è una cosa, tenetevelo segnato, il giorno 20 marzo ci sarà questo evento alla Game Developer Conference. Proseguiamo però con, ecco, questa è un'altra informazione che potrebbe essere utile ai più che si stanno avvicinando a Valheim. È stata rilasciata la versione in cloud, perché non era stata rilasciata in cloud gaming, anzi ricordo chiaramente che al di sotto del video di YouTube alcuni ragazzi lamentavano l'assenza del cloud gaming. Ecco, io stasera sono riuscito ad ampliare la casupola che facemmo appunto martedì in live, che mi sta regalando delle soddisfazioni. Sto incominciando a capire varie cose, mi sono messo anche a riposare, ho fatto la nanna, ho cucinato il cibo, tutte queste belle cosette qua. Quindi, ecco, sono assolutamente contento di come sta andando avanti, nonostante comunque i controlli siano da svenimento. Ecco, poi mi darete anche voi un feedback in merito, se sono solo io con dei problemi o effettivamente l'housing, cioè la costruzione della casa in Valheim è tutt'altro che facile, a dire la verità, quindi ok. La magione del rune con tanto di tetto buca. No, non aveva il tetto bucato, Laze, cosa vai dicendo? Assolutamente no, la mia magione non aveva aveva la presa d'aria. Poi ho scoperto, tra l'altro, che servirebbe il camino, a dire la verità, che non ho ancora sbloccato. Non so se mi sono perso qualcosa nel frattempo o banalmente non ho sbloccato, non ho abilitato non ho craftato le cose giuste per sbloccare il comignolo. Non ne ho la minima idea. Buonasera Zodiac. Presa d'aria un po' grandice. Vabbè. Mamma mia, ma come sei fiscale, proprio fiscale. È giusto che sia così. Deve esserci ricambio, ricircolo d'aria con le fiamme in casa, non si sa mai. Valheim ha il building system più complesso di sempre. Ma sì, doppia presa d'aria, bravo Mirror Fate, perché deve fare corrente d'aria, portare fuori il fumo. Arredata bene come la camera dell'hotel, sì, ma stai calma, ecco. Non farei troppa ironia, come dicevo, sono stato apprezzato da mia moglie per la realizzazione della camera di ieri sera. E il housing di Valheim, allora diciamoci la verità, ok? Da un punto di vista di costruzione della casa e di interfaccia, quindi scorrimento dei menu, eccetera, eccetera,
è abbastanza raccapricciante. Io ho scaricato la versione PC, è tutt'altro andare, eh? Nel senso che è molto più gestibile, molto più preciso. Con l'analogico, insomma, usa la tua influenza per far mettere gli achievement su Valorant. Io non ho nessun tipo di influenza, lascia passare, ho solo quella che mi attaccano le mie figlie quando la raccattano all'asilo e basta. Comunque, ecco, su PC è facile e preciso. Sì, sì, è più facile perché chiaramente con il mouse si ha un... Allora, il discorso cos'è? Io sono stato abituato con Grounded e l'ho giocato moltissimo. Effettivamente lo snap, quindi l'aggancio magnetico che ha Grounded con i vari elementi, pareti, pavimenti, tetti, posizionamento delle strutture, eccetera, eccetera, è fatto molto molto bene. È assolutamente piacevole farlo, mentre su Valheim col controller è abbastanza frustrante fare le case. Non capisci bene mai quando è agganciato, quando no. Alcuni posizionamenti sono tutt'altro che semplici, come il tetto, quello a 45 gradi, a spiovente così, che è difficile da piazzare in cima alle due pareti oblique del tetto, è abbastanza complicato. E quindi potrebbe essere un ostacolo per tutti coloro che si avvicinano a Valheim e dicono: ma fammi provare questo bel giochino. Ecco, la prima casa che devi costruire è un macello. Mi suggerivano, e voglio riportarvi questo suggerimento, mi suggerivano dalla community persone estremamente ferrate, che all'interno dei mondi di gioco ci siano dei ruderi lungo la strada che potete andare ad esplorare e utilizzare parziali pezzi di questi ruderi, praticamente prendendone la struttura e rattoppando i buchi, le cose che mancano, per non dover faticare, piuttosto che fare come ho fatto io, che sono come sempre un cotechino, che nel mezzo del mio bel praticello ho ben pensato di costruire una casa. Ecco, quindi, ecco, io, se siete proprio alle prime armi, magari prendete questo consiglio, che io non ho seguito perché in realtà non sapevo, e esplorate il vostro mondo di gioco finché trovate nelle zone iniziali parti di case cadenti, abbattete quello che manca, costruite quello che vi serve e avete già lì la struttura bella e fatta. Fallout 4 vibes? No, io credo sia peggio questo. Valle Cassella, ciao carissimo, benvenuto, carissimo o carissima, benvenuto a bordo della live o benvenuta. Perché nasce per PC, non è mai stato adattato bene. Sì, allora, anche Age of Empires non nasce per console, ma è nato per PC, eppure la user experience, come è stato interfacciato il gioco, che è uno strategico in tempo reale, Age of Empires, quindi non è una cosa sul quale si può stare lì a cincischiare, contemplare la tua casetta che cresce, perché sennò ti devastano nel frattempo. Age of Empires è stato fatto un porting su console assolutamente di livello, di completo rispetto, mentre appunto su Valheim non è stato così. Chiaramente, ovviamente, World's Edge non ha la dimensione e i fondi di Coffee Stain, cioè gli sviluppatori appunto di Valheim, però effettivamente un minimo in più di attenzione, magari anche lo scorrimento dei menu potevano farlo in una maniera un po' più accogliente, specialmente per i neofiti. All'inizio si consiglia l'esplorazione, dice Crispa. Ok, perfetto, perfetto. Il mondo è enorme, assolutamente sì. Buonasera Simone. Coffee Stain con una capra hanno acquistato il mondo. Lo so. Hanno conquistato il mondo, assolutamente sì. Su Steam Valheim ha venduto oltre 10 milioni. Ma io non metto in dubbio sulla... Allora, Valheim però funge con Quick Resume. Sì, quindi io ci gioco su Serie X, su cui stranamente gira bene quasi da PC. Dipende poi che PC hai, però comunque sì, gira, non gira male, eh. Allora, vorrei spezzare una gamba a favore di Valheim. Deve essere preso, secondo me, su console con la giusta filosofia. Piuttosto attaccateci, non è compatibile con mouse e tastiera Valheim, ho letto questa cosa, non è compatibile con mouse e keyboard, non ancora, gira sorprendentemente bene. Ricordo questa frase in quel di Cyberpunk, no, su Xbox non è moddabile, però ecco,
sarebbe stato interessante avere la possibilità magari di giocare con mouse e tastiera, che davvero non ci vuole niente, ecco. Una lancia, perché una gamba, lol, sì, assolutamente no. Però, per quanto riguarda appunto Valheim, vivetevela con sobrietà, ecco. Esplorate, prendetevi del tempo per recuperare le risorse, insomma, se volete fare le speedrun su Valheim per raggiungere quel determinato punto, sbloccare quella determinata tecnologia nel minor tempo possibile, l'esperienza console non è proprio adatta a questa roba, per via proprio di come è stato impostato, Ho comprato Cyberpunk Day One Edition per Serie X, oggi però, un po' in ritardo, ma bene. Buonasera, buonasera Marco Twitch. E buonasera Mim, ciao carissima, buonasera, benvenuti a bordo della live. Detto ciò, passiamo alla successiva, perché adesso, ecco, l'avevo già detto ieri sera, ma lo ridico per coloro dei 600 più che altro, ma va bene. Alcuni titoli che sono disponibili come download gratuito tramite i vari store. Abbiamo oltre ai primi tre titoli, che sono quelli dei Games with Gold di questo mese, quindi Guts and Goals, Sudden Strike 4 e Truberbrook, abbiamo Lamentum, che era il famoso terzo titolo in arrivo su Xbox Games with Gold, completamente fuori schema. C'è anche Port Royal 3, un titolo per 360, Space Invaders Infinite Gin, e anche Astria Ascending, un JRPG particolarmente interessante. Di tutti questi, sicuramente Port Royal 3 potrebbe essere interessante per i più nostalgici della saga di Port Royal, e questo è Astria Ascending. Il sito chiaramente è quello coreano, è l'Xbox Store coreano, ma anche dallo store, se voi cliccate sia su questo che sulla pagina da browser, basta schiacciare il bottone verde e automaticamente lo riscattate. Ecco, trovate il link direttamente, ecco, magari ve lo linko qua. Ecco, mi rendo conto che sia un link abominevole, però vabbè. Comunque, sul canale delle notizie, punto esclamativo Telegram, trovate tutte queste robe con tutti i linkini. C'è già un gioco Game Pass in arrivo nel 2024, ma non ricordo il nome, ma me lo ricordo io. Me lo ricordo io, non ti preoccupare. Guarda che adesso arriva subito. Buonasera Todd. Ho riscattato Lamentum. Bel gioco per ora. Grazie Nico Fader per il feedback. Molto gentile. Io li riscatto sempre tutti, comunque. Ecco, sappiatelo. Buonasera, buonasera. Ecco, questo... Sono usciti diversi titoli. Ok. Perché, oltre al fatto che ci siamo beccati Starfield, le date, eccetera, eccetera, che sembra essere... essere stato un milione di anni fa, invece era settimana scorsa praticamente, abbiamo altre informazioni interessanti su titoli che arriveranno prossimamente. Il primo è Coffee Talk episodio 2. Chi si è giocato il primo Coffee Talk, se vi piacciono le visual novel, sostanzialmente è una storia dove vengono coinvolti diversi protagonisti seduti al tavolo di questo bancone di una caffetteria, arriverà su Game Pass al day one il giorno 20 aprile. Fermiamo anche la musichina, che così almeno sentiamo pure l'audio. Eccolo. Esatto, questa è la storia sostanzialmente. È proprio una graphic novel nuda e cruda, dove però dovremo anche realizzare determinate preparazioni. Preparazioni nel senso, alcuni vi chiedono il cappuccino, il moccaccino, il tè allo zenzero e cose simili, e dovrete adoperarvi per preparare le ricette che chiedono i vostri clienti. E nel frattempo, insomma, si scoprono vari retroscena dei vari protagonisti, alcune cose estremamente anche pesanti, fra virgolette, emotivamente parlando. Si tratta di un titolo che il primo episodio aveva riscosso abbastanza successo, pur essendo di un titolo di uno sviluppatore assolutamente piccolo, veramente piccolissimo. Però, ecco qui abbiamo pure i gatti, quindi sicuramente goti. E questo è Coffee Talk 2, che arriverà il 20 aprile e arriverà ovviamente anche all'interno del catalogo di Game Pass. E fin qua tutto a post.
Quindi molto bene. GOTY 2023, visto? Peccato non è localizzato, lo so. Giocato il primo e finito, gioco piacevole. Buonasera, Tipi Licenza, ciao, benvenuto. A quanto pare sono rimasti soddisfatti dei risultati del primo sul pass. Sì, sembrerebbe proprio di sì. Tra l'altro uno dei dev è venuto a mancare l'anno scorso, quindi sicuramente ci sarà qualcosa a onorarlo. Ah, non sapevo di questa cosa, quindi ci sarà un riconoscimento forse, non lo so. Cosa assumono per pensare a fare un gioco simile? Ma sostanzialmente uno che è appassionato di visual novel può farlo una cosa del genere, anzi io personalmente mi piacerebbe avere una caffetteria lì così vicino casa dove vai, stai lì a parlare eccetera eccetera, ti servono le cosine carine, potrebbe essere carino, purtroppo qua non c'è assolutamente nulla, quindi vabbè. Ciao Rune, buonasera, ciao Rufy Gear, benvenuto a bordo della live. Il secondo titolo, che arriverà il 18 agosto, quindi ecco, è The Texas Chainsaw Massacre. Un titolo assolutamente rude e brutale, come potete vedere da queste sequenze di gioco. Si capisce che non è proprio il massimo. Ecco, buonanotte, perfetto. Il disagio, quello vero. The Texas Chainsaw Massacre. Il technical test sarà il 25 maggio, la release date il 18 maggio e sarà disponibile anche su Game Pass, che in questo momento non si vede perché è scritto qua dietro. Comunque dovrebbe essere sostanzialmente una, da quello che avevo capito io, in terza persona sostanzialmente, sarà un film horror, un qualcosa di interattivo, non so se vicino alle produzioni di Supermassive. Ecco, grazie mille Saboide per i 6 mesi, grazie infinite per il sostegno. Il sogno segreto di Rune, il baretto, sì. Max Live, ciao, benvenuto a bordo della live. Audio altissimo del video, scusate, vi ho devastato le orecchie, scusatemi. Ecco, probabilmente era un po' alto direttamente da qui, magari lo abbasso un ciapelin. Grazie mille Simo per essere qui, grazie per i 5 bit, buonasera, benvenuto. Pensavo fosse un gioco asimmetrico. Sì, io a dire la verità non ho ben capito di che cosa si tratti, perché effettivamente le sequenze di gameplay, oltre a queste dove c'è gente che viene sbudellata e massacrata, io pensavo fosse una sorta di Dead by Daylight, a dire la verità. Però non so, non ho la minima idea. Dice a game based on true events, quindi dovrà avere delle storie. Attenzione, c'è Chris Judge da qui, ecco. Buonasera Palantir, ciao, benvenuto a bordo della live. Non lo so. Sto technical test potremo giocarlo? È un'ottima domanda, Moxis. Non lo so, Simo. Non lo so. Il terzo titolo che è stato annunciato per Game Pass, anche se a dire la verità non ha una data di release, ma sarà per il terzo quarto del 2024. Ciao Killer Bonnie 66, benvenuto o benvenuta a bordo della live. Non so se Dead Static Drive, non so quando verrà rilasciato, ma il terzo quarto del 2024. Quindi saremo sostanzialmente a ridosso fra l'estate e l'autunno, ok? E è questo qui. Ve lo faccio vedere. In molto momento Bonnie e Clyde con uno stile non particolarmente innovativo. Ci sono questi vermozzi che escono dalla terra, il che mi ricorda, scusate, sicuramente c'è un audio disagiante anche in questo. Ricorda molto Tremors questa cosa, con dei vermacci che escono dal terreno. Potrebbe essere come The Quarry. Ah, Texas Chainsaw Massacre, può essere. Può essere. Qui ecco, sembra essere, vedete ci sono degli insetti orripilanti, coming soon, quindi non so, penso si tratti proprio di un horror o un gioco survival, un survival horror, non lo so. Il gioco è ispirato alla saga dei film di Non aprite quella porta, ok. Buonasera a Todos, ho visto che è già uscito Civilization e Ghostwire sta già pure in pre-download, sì assolutamente. Lungimiranti i dev di Dead Static Drive già sanno che il gioco uscirà tra più di un anno. Mi ricorda un tale che annunciò una data d'uscita per l'11 novembre 22. Chi lo sa?
Chi lo sa? Comunque, ecco, e questo è Dead Static Drive, titolo che personalmente non mi dice assolutamente nulla, però magari a qualcuno può sembrare interessante. Il gioco Texas è multiplayer. Ok. Coming from the desert, sì. Il gioco Texas è multiplayer o sei il cattivo o la vittima? È come quello che ti appende al gancio, quindi è come Dead by Daylight. Ok, perfetto. È un'avventura di sopravvivenza horror. Sei in viaggio, il mondo comincia a cadere a pezzi davanti a te. Le tue amicizie faranno la differenza mentre l'ordine crolla e le persone che incontri combattono per la propria sopravvivenza. Questa mi sa di recensione di Steam che non dice pressoché nulla. Ecco. Non dice pressoché una mazza, ma è giusto che sia così, anche perché è un gioco che esce fra un anno e mezzo, non lo so. Esatto, perfetto, lo sapevo. Finalmente si alza l'asticella della qualità dei giochi, circa, not very much, ma circa. Un altro titolo, un aggiornamento più che altro, scusate, stile di gioco di venerdì 13, ok? Dead by Daylight, ho l'impressione che morirà. L'unico Dead by Daylight like che non è morto è Dead by Daylight stesso. E infatti mi aveva dato un po' quell'impressione lì, Texas Chainsaw Massacre, quando era stato presentato. Però ecco, vedere questo gioco non mi dice assolutamente nulla. Cioè, oltre a vedere una tizia trafitta da una motosega con Leatherface, sinceramente non mi dà nessun tipo di grip. Dico, la reazione è questa. Basta. Sì, hanno 1800 una settimana gratis su Xbox, assolutamente, l'abbiamo già visto. Un update interessante. Allora, per Far Cry 5, in occasione del quinto anniversario, ben il quinto anniversario, è già 5 anni che è uscito Far Cry 5, ci sarà la possibilità di scaricarlo gratuitamente per un weekend, sia su console che su PC, dal giorno 23 al giorno 27 marzo, e avrà gli 60 FPS nativi con il 4K su serie X e il 1080p, se non ricordo male, su serie S. Esatto. Hai fatto anche tu la stessa affermazione, già 5 anni. Sì, in effetti è veramente allucinante. Tecnicamente sembra imbarazzante o sono cieco io? Io spero che sia veramente un trailer in CGI barbinissima e che avessero finito il budget per sviluppare il gioco, perché se la grafica fosse quella, Dead by Daylight lo asfalta un titolo così, nonostante tutti gli anni che si porta già addosso sulla schiena. Quindi, essendo un suo clone, o innova le meccaniche di gioco, e non credo sia granché possibile senza fare una mezza schifezza, oppure ne innova il comparto tecnico, ma da quello che è stato mostrato mi sembra anche di no. Quindi io non vorrei che fosse proprio una mezza schifezza con un brand celebre per attirare degli sprovveduti, del tipo, oh, il gioco di non aprite quella porta, compra, una porcata, disinstalla. Non lo so, non lo so, ipotizzo. La formula di Dead by Daylight ha bisogno di valanghe di upgrade contenutistici. È vero, sì, vive di espansioni, di DLC patch, eccetera, eccetera, sì. Sta anche sul pass, no? Sì. Bella a tutti, a proposito di anno 1800, ciao Zodiac, siete riusciti a scaricarlo? Io non riesco, da serie X. Usa la app di Xbox tramite il cellulare, non la app di Game Pass, ma la app di Xbox. Bravo, bravo Mirror Fate. Sul titolo di questo Far Cry c'è anche il numero di giocatori che sta giocando in questo momento. 5. No, non credo. Comunque, ecco, secondo me è un ottimo titolo, uno dei migliori, personalmente forse quello che mi è piaciuto maggiormente. Io non sono un grandissimo estimatore di Far Cry 3, il 4 mi è piaciucchiato, non eccessivamente. Far Cry 3 è bello sicuramente, ma ecco, non lo annovero fra i capolavori di sempre, non mi ha interessato particolarmente.
Far Cry Primal è un titolo che voleva essere innovativo, alcune delle feature che implementava poi sono state trasposte su altri titoli Ubisoft, quindi ha fatto un po' da apripista per alcune robe. Secondo me Far Cry 5 è proprio una buona esperienza complessiva, mentre ad esempio Far Cry 6 non l'ho apprezzato così tanto. Non l'ho apprezzato così tanto come il 5. Comunque, hype massimo per Forza Horizon 5, sì, perché arriverà anche il DLC. Con il rally. Il primo Dying Light ti è piaciuto? Non l'ho giocato il primo Dying Light, non ho giocato neanche il secondo. L'ho scartato, hanno chiuso i server per il co-op multiplayer. Ma di Far Cry 5? Sembra strano. È da un po' che non stiamo stuzzicando Ubisoft, mi mancano quei momenti. Ma tutto tace fondamentalmente in quelli di Ubisoft. Vedremo sicuramente qualcosa alle 3 che si preannuncia come evento super giga enorme, dove Ubisoft mostrerà tutto ciò che è in grado di fare e produrre, con Ivo Virgoletto che uscirà sul palco a fare la sua figura da cialtrone. Ma comunque, ecco, dubito vedremo qualcosa nell'immediato. Ci sono gli Assassin's Creed in lavorazione, ben 10 Assassin's Creed in lavorazione. Mostrerai 10 Assassin's Creed tutti in fila. Esatto. Vedremo qualcosa alle 3, va che io ho sonno, eh. Ah, ok, perfetto. Visto che gira voce di un'ipotetica PS5 Mini o Pro, ci sono i rumor anche per Xbox? Allora, poi non ce l'ho a dire la verità fra le notizie di questa sera, perché è un rumor che dovrebbe essere emerso in maniera molto marginale. L'informazione riporta che ci sia una PS5 che potrebbe essere annunciata l'anno prossimo e dovrebbe arrivare, da ciò che si rumoreggia, nel 2026-2027. Alcuni danno questi 2 anni. Io personalmente ritengo che una mid-gen, nonostante io non sia un grande amante di avere una mid-gen generalmente, perché vuol dire tirare avanti la baracca, ok? Poi su qui possiamo dibattere per delle ore, quindi magari ce lo conserviamo per dopo questa tipologia di argomento. Non sono un grande estimatore delle mid-gen, un po' perché ho un PC, a dire la verità, abbastanza performante, che quindi anche con una mid-gen non mi farebbe progredire di nulla, ma anche perché con tutta la fatica e i soldi che sono stati spesi per recuperare appunto le console di corrente generazione, che sono ben lungi dall'essere sfruttate, con degli engine di gioco che devono essere ancora adattati alle architetture delle varie console, delle fasi di ottimizzazione come abbiamo visto su moltissimi titoli, tra i quali uno per fra i diversi Gotham Knights per esempio, che nonostante le potenzialità della macchina siano abbondanti ha delle serie difficoltà di rendering, pop-in di varie texture, stuttering, tearing, ce n'è più che davvero per tutti i gusti e tutte le forme. È inutile andare a potenziare il motore di un'auto che alla fine usi per andare in edicola a prendere il giornale e l'edicola è a 5 metri di casa tua. Cioè è inutile avere uno shuttle se poi alla fine vai solo a comprare il giornale, ecco. Quindi sinceramente non lo vedo come un benefit. Già Xbox Serie S è la versione più economica delle console di nuova generazione, all digital. Potrebbe uscire una serie X digital priva del lettore, che quindi ti va a far risparmiare 100 euro? Beh, sì, potrebbe essere. Andrebbe rifatta un po' la struttura, o magari banalmente gli cambiano lo chassis e dove c'è il lettore CD, il lettore disco, lo tappano e basta. Io non mi aspetto una mid-gen prima del 2025-2026, l'avevo già detto. Secondo me l'arco di vita delle nuove console, cioè delle series, siccome sono sbarcate nel 2020, mi aspetto che tirino fino al 2027-2028, ecco, 7-8 anni di supporto alle console dovrebbe essere, credo, di default. Una mid-gen digital di serie X, se proprio si volesse, fra un paio d'anni,
potrebbe avere un senso un aggiornamento del firmware, dell'hardware interno, un'ottimizzazione dell'hardware interno, potrebbe starci, ma potrebbe essere una nuova versione. Mettere altra benzina in una console che già ora non è sfruttata come si deve, sinceramente non mi farebbe né caldo né freddo. Ecco, io non andrei ad acquistarla di corsa dicendo wow, invece che 12 teraflops sono 14, capito? Però se poi gioco in davvero in pixel art stattera, sei un pirla tu, scusa, beh, sto chiaramente parlando per iperboli, ma insomma il lavoro deve essere fatto a monte dagli sviluppatori e non dagli ingegneri hardware, tanto appunto che anche gli sviluppatori più celebri come Bethesda hanno collaborato con gli ingegneri di Microsoft che hanno contribuito a realizzare Xbox, e lo stesso titolo ad esempio di Kojima, quindi il famoso progetto in collaborazione con Xbox dei Kojima Production, ha visto il supporto degli ingegneri di Xbox a servizio proprio del signor Hideo. Quindi insomma, con tutte le cose che ci sono in pista, credo che l'ultima cosa interessante sia quella di cambiare l'hardware in mano agli sviluppatori che stanno realizzando il loro titolo della generazione, perché poi parliamoci chiaro, titoli della generazione non si sono ancora visti. Starfield potrebbe essere uno di quelli, sicuramente. Potrebbe essere anche un altro titolo in arrivo per gli Xbox Game Studios, qualsiasi esso sia, potrebbe essere da un punto di vista di realizzazione tecnica, potrebbe essere Forza Motorsport per esempio, potrebbe essere Hellblade 2 Senua's Saga in Unreal Engine 5 con degli esperti di Unreal Engine 5, potrebbe essere il nuovo Gears che The Coalition ha sempre così ottimizzato proprio l'Unreal Engine con dei risultati assolutamente convincenti come Gears 5 Hivebusters, che aveva secondo me un impatto grafico veramente notevole. Avere una mid-gen tecnologica a metà strada, insomma, non siamo neanche più nell'epoca di Xbox One, dove nel 2013 aveva già un hardware schifoso, fra virgolette. Qui abbiamo Serie X, che insomma è un signor hardware. Io parlo per assurdi, sto parlando chiaramente per... In valore assoluto è chiaro che un hardware più potente sia sempre migliore e appetibile da una fetta di enthusiast sul mercato, però quanti di voi che hanno acquistato magari Xbox Serie X andrebbero a comprarsi Xbox Serie X Plus, che ne so, Serie XY per 2 teraflops in più, quando hai appena speso 500 euro magari devi sborsarne altri 100 o altri 200, con in più anche un possibile aumento. HDX Gua, grazie per l'abbonamento, grazie infinite. Molte più pubblicità di Xbox nell'ultimo periodo, hanno capito che devono puntare più sul marketing, speriamo, con anche degli aumenti di prezzo nel mentre, possibili in arrivo per hardware, servizi eccetera eccetera. Fare uscire una nuova console con un prezzo che deve essere sicuramente maggiore rispetto a quello di Serie X, che potrebbe venire aumentato, lo vedo commercialmente un suicidio, ecco. Poi non lo so. Infatti, ecco, adesso rileggo la chat. Ho letto l'ultima di Rufy Gear che dice: ho preso la Serie X a luglio, sinceramente non mi prenderei mai la mid-gen. Beh, è normale. Esatto, anche Lollo Benno dice: penso che non acquisterei mai una mid-gen se mi dovesse costare di più per fare girare gli stessi giochi. Certo, deve essere di molto più potente, dice Pablo ZC, non giusto dei core sbloccati a una frequenza più alta. Infatti la 5 la danno dietro al GameStop valutata. Ah, ok, mai nella vita. I titoli che potrebbero essere, che idea ha signor Ideo? Perfetto, grazie per il gioco di parole, panettone. Forza Motorsport sicuramente, State of Decay 3 potrebbe essere assolutamente, anche Fable, anche il nuovo Fable potrebbe dare una bella spinta, assolutamente, assolutamente. Rileggo. Sto Diablo viene pubblicizzato da Xbox, ciao Doomslayer, finalmente da una vita non vedevo un gioco pubblicizzato così, sì. Ciao Fabio, ciao, grazie.
onestamente, rimettendo le mani su Forza Horizon 4, non capisco come mai sul 5 non sia stato inserito il supporto legato al lato estetico delle auto, se non sbaglio anche ai setup. Sì, aveva qualche feature in più, non lo so perché sia stato rimosso. C'è qualche problema che in futuro vedi che AMD, invece che AMD, scelgano Nvidia? No, cioè, poi parliamo di Nvidia, ce l'ho nella carrellata. Una serie senza lettore, una serie X senza lettore e 2 tera ci sta? Ma io già più che i 2 tera, ad esempio, vedrei bene una mossa di Xbox dove punti magari ad abbassare il prezzo dei device di Seagate per le estensioni NVMe dei dischi, con l'architettura chiaramente che sfruttano la Velocity Architecture, quindi tutta l'architettura di serie X, le famose chiavettine che si inseriscono dentro la serie X per estendere la memoria, o anche dentro la serie S, costano ancora uno sproposito nonostante siano usciti ormai da 3 anni questi dispositivi, quasi non hanno la minima intenzione di svalutarsi come dovrebbero, perché se andate a comprare un disco fisso che 3 anni fa era top notch e adesso andate ad acquistarlo, un 20-25% in meno secondo me si riesce a trovare sulle estensioni di memoria Seagate. Quando trovate il 5, proprio 10% di sconto, è proprio tanta roba, è grasso che cola. Quindi PS5 ha molto senso, la gente la comprava pure 800 euro e passa. Lo so. In questi tempi se ne sono dette di tutto e di più. Mesi fa si parlava delle Play con lettore esterno, da console vecchia maniera non vedo, da consolaro vecchio maniera non vedo proprio la necessità delle mid gen. Come ha detto il buon Devil Cree, è tutto marketing, assolutamente. E salutiamo Cree. Ciao. Per me avrebbe avuto giusto una, avrebbe giusto senso una PS5 mini. Ma il problema della miniaturizzazione, poi anche lì si parla di dissipazione del calore, bisogna reingegnerizzarle. Non lo so. Il senso di una mid-gen in cui ancora i dev non hanno ancora sfruttato dove le serie X ed S, assolutamente. Solo per due giorni va a 60 fps, non la lasciano sempre così. No, è un upgrade forever, questo è il free weekend panasonico. Potete scaricare e giocare a Far Cry 5 cioè per il weekend dal 23 al 27 marzo, ma l'upgrade sarà nativo e sarà disponibile per tutte le console, quindi è in concomitanza di questo free weekend, ti dicono che puoi giocartelo gratis e giocartelo a 60 fps, a 4K a 60 frame per secondo su serie X e a 1080 a 60 frame per secondo, se non erro, su serie S. Signor Rula, al di là delle news, circa 20 ore a Diablo. Ciao Nitz, grazie per essere qui. Lo so. Una serie S con maggiore hard disk e un lettore? Bah, secondo me serie S va già benissimo così com'è. Magari un maggiore hard disk potrebbe rientrare all'interno del discorso dell'espansione di memoria Seagate. Facessero una serie S turbo e una serie X senza lettore, potrebbe avere un senso. Abbattere i costi di serie X togliendo il lettore, trasformandola in digital e alzando l'appetibilità di serie S con un disco più esteso, potrebbe essere interessante. Non aveva detto che avrebbe dato la licenza degli SSD ad altri, perché ora abbiamo solo Seagate. Sì, aveva detto che ci sarebbe stata un'apertura alle terze parti, ai costruttori di terze parti, ma non ha detto quando. Credo impossibile, considerando che ancora non sia stata sfruttata al 100% la serie X. Ok, giustamente Giulio ritorna sul discorso di prima. Secondo me la One X ha ancora da dare. La One X non so quanta benzina abbia ancora da dare, però sicuramente hanno molto da dare ancora quelle di current gen. Per Microsoft è ancora più complicato, perché poi secondo me l'immagine di serie S perderebbe tantissimo, sicuro. Nvidia punta a GeForce Now, non gli interessa più vendere le schede grafiche, la serie 4000 viene usata proprio per rendere le schede grafiche non acquistabili. Sì, è un deterrente per via del prezzo e un po' anche per vendere la serie 3000, che è stata turbo prodotta durante la pandemia perché tutti la cercavano, tutti la volevano, e adesso insomma hanno fatto un'altra scheda, un'altra serie, solo per, non dico gli addetti, ma chi la sfrutta veramente a 360 gradi
Io con una 3070, che è lungi dall'essere il top performance in questo momento, gioco a tutto con un notevole dettaglio grafico, quindi insomma è una scheda comunque di un paio d'anni fa, una 3070 Ti, eppure se la cava ancora egregiamente, quindi per me anche poi fino alla serie 5000 non ci penso nemmeno a cambiarla. Far Cry 5 è nel pass, sì. Secondo me semplicemente le terze parti non frega niente creare supporti per Xbox. Anche lì avere un brevetto disponibile come quello di Seagate, che è già nel settore, significa poi dover reindirizzare degli impianti di realizzazione hardware, quindi una catena produttiva, ingegnerizzare un disco esterno da applicare a serie X per venderla sotto costo rispetto a Seagate. Quindi devi investire creando una linea di produzione di un prodotto del quale non sai nulla perché non hai ancora il brevetto e andare a fare concorrenza a uno che è già stabile sul mercato e che per 3 anni ha macinato soldi. Quindi può essere anche questo. Una serie X a cosa la paragoni con Nvidia? Come scheda grafica? Ma solo come scheda grafica è impossibile paragonarla. Però ecco, penso, non lo so, cioè siamo fra la bassa serie 3000 e la alta serie 2000, una roba del genere, ecco. Poi anche lì non basta solo quello, perché conta il processore, conta la RAM, contano un sacco di cose all'interno di un PC, non solo banalmente la scheda madre, però secondo me sei sulla 2080 o sulla, non so, forse la 3060 è forse troppo, non lo so. 2070 super circa, sì. Sì, quella roba lì, ecco, ho detto 2080, ma ecco. In realtà non dovrebbero creare nulla di apposito, l'adattatore per gli SSD. Ah, ok, stiamo parlando di quello. Ok. Stock finiti oppure poco interesse? Non lo so su quello. Sono lì, ok. L'idea di rendere i lettori in generale un modulo esterno su qualsiasi series potrebbe un buon incentivo per ridurre prezzi delle console, ma anche incentivare notevolmente le vendite. Potrebbe essere. 2080 liscia serie X. Ok, ecco, sì, più o meno, sono lì. Ok, abbandoniamo un attimo il discorso dell'hardware, ma tanto ci torneremo fra poco, e parliamo di Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo, che ieri ha visto la sua data di rilascio all'interno del catalogo di Game Pass, era un'esclusiva console, cioè è ancora, pardon, scusate, ho detto una cosa sbagliata, è ancora un'esclusiva console PlayStation fino al giorno 11 aprile, quando poi il 12 aprile arriverà anche su Xbox. La data che era stata messa in pista da PlayStation nei famosi trailer, dove diceva disponibile su PlayStation, su altre console a partire da, citava il 25 marzo, se non ricordo male, come per Deathloop, dalla scadenza della data prefissata sono passate 2 settimanelle extra, più o meno. Per Deathloop erano 10 giorni, una roba del genere. Quindi anche questa volta l'esclusività temporanea di Ghostwire Tokyo, di un prodotto di casa Bethesda, che prima era esclusiva su Sony, dopo una decina di giorni arriva anche su Game Pass. Arriva con delle nuove feature comunque, perché c'è un'espansione, come avvenne appunto per Deathloop. Arriva questa nuova carrellata di contenuti che si chiama Il Filo del Ragno, Spider's Thread. Parla di nuove aree, nuove missioni, nuovi poteri, nuovi collezionabili, nuovi nemici e una nuova modalità in stile roguelite. Quindi una modalità aggiuntiva che comunque è disponibile, questo aggiornamento è disponibile per tutte le piattaforme, quindi lo riceveranno anche quelli di PC e PlayStation 5. Quindi il 12 aprile arriverà Ghostwire Tokyo. Vi ricordo che il 18 aprile uscirà Minecraft Legends. E vi ricordo che il 2 maggio uscirà Redfall. E vi ricordo che il 6 giugno uscirà Diablo. Ecco, solo con questi 4 titoli, per esempio, qualsiasi cosa uscisse nel mezzo per me sarebbe ingiocabile. Quindi, cortesemente, se Filippo stai guardando, magari non buttare fuori altri 50 titoli interessanti fra indie, AAA o giochi che durano 60 ore, perché non riuscirò mai a toccarli. Grazie.
il 16 maggio Atlas, è vero, non avevamo visto il trailer di Atlas. Non avevamo visto il trailer. A me Ghostwire Tokyo è sempre piaciuto. Tanto bella IP. Ti è piaciuto tanto? Bella IP. Io ho seguito... Mi piace il folklore nipponico. Molto interessante per me. Infatti aspetto anche Neon White, se è per questo. Proprio per lo stile e la direzione artistica. Comunque, secondo me, c'è già tanta roba in pista. Forse troppa. Non so, magari è un parere... Unpopular opinion... Per me, se non facessero uscire nient'altro per i prossimi 5 mesi, 4 mesi, io sarei anche a posto. Quando arriveremo a varcare il mondo dei demoni e degli angeli con i nostri PG, così mettiamo per una volta fine al conflitto mettendo tutti in catene. Speriamo prima possibile. Sono curioso di Ghostwire Tokyo, dice Simone, è stato molto bistrattato. E anche sta roba, ne parlavamo oggi nel forum, no, scusate, sul canale Discord degli abbonati, stavamo parlando oggi, è stato bistrattato perché era un prodotto nato all'interno della finestra di... quando Bethesda era già sotto il dominio di Microsoft, quindi non è stato pompato, se vogliamo, così tanto dal marketing, perché comunque era un prodotto della concorrenza e insomma... Non è bello fare pubblicità a qualcosa i cui proventi poi sarebbero finiti nelle tasche di Microsoft. Almeno loro la vedono così. Comunque, in qualsiasi caso, Sony si è presa abbondantemente la sua fetta. Io sono abbastanza convinto che sia per Deathloop che per Ghostwire Tokyo il fatto di essere parte della scuderia di Microsoft sia stata una brutta pubblicità, ecco, abbia messo in ombra l'IP agli occhi dell'utenza PlayStation, che vive di questo concetto, non tutti, ma l'opinione pubblica, la macro area dei giocatori PlayStation si basa sul concetto che esclusiva è bello, se è mio e ce l'ho io va bene, se ce l'hai anche tu va un po' meno bene, perché non è così d'élite. E il fatto di sapere poi che il gioco che tu stavi andando ad acquistare per la tua nuova PS5 fiammante di lì a un annetto sarebbe arrivato su Xbox e che quella roba lì era diventata di Xbox, non l'ha reso così intrigante, secondo me. Sbaglierò, ma mi ha dato quell'impressione. Sondaggione? Per il sondaggione bisogna riscattare i punti. Da qui a fine maggio forza ci sta benissimo. Stedan, io dubito che però venga annunciato a fine maggio. Cioè, fare un annuncio con la data di release 2 mesi dopo, 3 mesi dopo... Cioè, per uscire a maggio deve uscire l'annuncio tipo adesso. A maggio c'è già Redfall. A giugno c'è Diablo. Insomma, poi c'è Final Fantasy. A maggio c'è anche Zelda. È vero che sono dei titoli diversi. Però se proprio vogliamo vederla tutta, c'è già tanta roba. Quindi anche per un acquirente che ha interesse ad acquistare uno dei suoi titoli preferiti, un genere preferito, se uno amasse, che ne so, amasse il brand di Zelda e amasse i titoli di corsa e gli dicono hai budget per comprare uno di questi due giochi, dubito che la scelta, a parità di interesse, cada su Forza Motorsport. Quindi, adesso vado a vedere. Si sa quando Diablo 4 arriverà sul Game Pass? Non ci sono piani per l'arrivo del Game Pass, per l'arrivo nel Game Pass di Diablo 4, almeno al momento. Condividi, Iena Blisken. Guarda, adesso lo vediamo subito. Guarda, è arrivato il buon Negan. Buonasera. Forza, secondo me, esce a novembre e verrà venduto in bundle con la console, dice Elendil. Potrebbe essere. Forza chiude il 2023 dopo aver lasciato tempo a Starfield. Potrebbe essere anche questo. Dopo guardo che cosa ha messo su Instagram Aronne Verde Bergamo. Poi lo vediamo. Cosa ha messo? Dei balletti, cose cringe. Dimmi se è safe for work o not safe for work. Non è vero che gioco a The Last of Us questa sera. Non date delle illusioni a Negan, per cortesia, che... Ubisoft Classic su Game Pass era solo un rumor? Ma sì,
È safe, ok, grazie panettone. Safeissimo, perfetto. Ubisoft Classic su Game Pass. Io lo vedrei bene con un annuncio all'interno dell'Xbox Game Showcase di giugno, dove dicono arriverà Ubisoft Plus su Xbox e ci sarà anche Ubisoft Classic. Quale console più sfruttata? La serie X, la serie S o PS5? Per me vince Xbox per il Game Pass. In che senso la più sfruttata? In che senso la più sfruttata? Tipi licenza dice Forza a fine ottobre. Si parla di Hellblade 2 per fine anno. Io ho sentito questo rumor, Pat, ma non ci voglio credere. Forza Natale perché dicembre è vuoto. Non lo so. Voglio la reaction sul tuo ultimo post, sul suo ultimo post nelle stories. Devo fare una reaction davvero a Ron Everde Bergamo? Ah, con quale giochi più giochi? Ah, ok, più sfruttata nel senso... Ok, che ho capito che cosa intendi, ok. E il Blade 2 è meglio farlo uscire nel 2024, sono d'accordo, Tippi. Sono d'accordo. Cioè, anche perché, parliamoci chiaro, si rischia l'effetto PS5, ok? PS5 ha inflitto un colpo durissimo a Xbox nel 2022 che non aveva niente nella pipeline, praticamente niente, è campata con Pentiment e con Grounded e con As Dusk Falls per quanto riguarda i first party e col Game Pass che ha tenuto a galla tutta la baracca, e Sony è uscita sostanzialmente con tutto ciò che, con cui poteva uscire banalmente, e ha inferto un colpo durissimo a livello di immagine. Ora la situazione è opposta, quindi con Sony che oltre a Forspoken come esclusiva PS5 ha Final Fantasy 16, vero, in quel di giugno, e Spider-Man 2 a fine anno, anche se non è ancora confermata la data se non ricordo male, quindi ha due titoli in uscita. E io anche su Final Fantasy 16, ripeto, per quanto io possa voler bene al brand, eccetera, eccetera, secondo me la gente che segue Final Fantasy o gioca al 14 come MMO, ma dal 15 secondo me alcuni sono rimasti abbastanza scottati, così a sentimento di quello che mi hanno detto i veri fan hardcore di Final Fantasy 15. Quindi quest'anno sono un po' asciuttini a livello di pipeline. Microsoft in realtà è già uscita con un botto di roba, perché Hi-Fi Rush, Minecraft Legends, Redfall, Starfield, oltre a tutti gli accordi Game Pass, esclusive Day One, cioè titoli Day One delle terze parti usciti nel Game Pass, Atomic Heart, Wulong, eccetera, eccetera. Se dovesse concludersi anche l'acquisizione di Activision Blizzard King e potesse arrivare magari qualche altro titolo, sarebbe stupido andare a mettere un altro first party alla fine dell'anno quando ti sono usciti 7 first party. Lo posticipi di 3 mesi, a febbraio far uscire un first party, uno o due, e sei coperto fino a giugno. Quindi adesso facciamo il sondaggio. Però le console più sfruttate qui potrebbe non essere, vabbè, console più sfruttata, quindi Xbox Serie S, Serie X ed S, ma qui allora facciamo una valutazione solo per coloro che sono multipiattaforma, ok? Quindi allora facciamo piattaforma più sfruttata nel 2022-2023, ok? Dall'anno scorso a quest'anno, o solo quest'anno? Quest'anno, ok, 2023. Xbox Serie X ed S, PC, Nintendo Switch e PS5. Così, un sondaggio, ok? Sì, per il multipiatta. Ok, iniziamo il sondaggio, dai, 3 minuti. La piattaforma, nel caso in cui siate degli utenti multipiattaforma, votate il sondaggione che vi è partito in questo momento, nel 2023 quali di queste console o piattaforme in generale, visto che c'è anche il PC che non è una console,
avete sfruttato maggiormente in questi tre mesi, quali giochi avete giocato maggiormente, quale avete tenuto acceso più volentieri per sfruttare i suoi servizi, per sfruttare quello che vi pare. Ditemelo. Ovviamente la mia community so essere incentrata prettamente su Xbox. Se non avete almeno due dispositivi, non votate, perché chiaramente ognuno gioca quello che c'ha. Se ce n'è solo una, il voto vince automaticamente. Comunque, ecco, buonasera Bollato, benvenuto. Sì, Age of Empires 4 e Ara History Untold, a dire la verità. Allora, Ara History Untold potrebbe arrivare, però non lo so. Devo ancora ricevere informazioni in merito, direttamente da Oxide. Age of Empires 4, sì, è una bella legnata, anche come è stato Age of Empires 2 in arrivo su console, ma sono titoli che se uno attende in generale... cerca di avere un PC sufficientemente potente per farli girare, cioè se uno è un grande amante degli strategici in tempo reale, difficilmente va a comprarsi una console, ok? Piuttosto si compra, non so, adesso con tutti gli accordi che stanno facendo per il cloud gaming potrebbe farsi comprarsi un Chromebook da 100 euro, da 200 euro, comprarsi l'abbonamento a GeForce Now e giocarselo dal Chromebook, non lo so. Quindi, per me la più sfruttata è la calcolatrice, giustamente. Scusa Runa, devo andare perché domani devo alzarmi presto. Va bene, ci vediamo domani. Arrivo più tardi sulla live di domani, va benissimo. Tanto dalle 15 mi trovi online, farò un mega streamone gigantesco dove andremo a giocare insieme Diablo 4. Diablo 4, Hellblade 2 lo voglio ora. Lo so. Se escono tutti nel 2023, cosa ci faranno vedere nello showcase? Ci sarà qualche IP completamente nuova? Può essere, Marco Twitch, c'è anche il discorso degli altri studi che stanno lavorando, dei quali non si sa niente. In Exile, che aveva qualcosa che stesse cucinando, no? Facciamo vedere la pentola che saltava con dentro la roba. Dalle 15 fino alle 23 in live? Non dalle 15, dalle 17. Sì. Absolutely. Buonasera Bollato, ciao. Non sono molte gli user multipiatta. Sì, lo so, però è giusto che sia così. Con un'ottantina di persone in live, ecco, hanno votato più o meno una trentina, che è bene o male lo specchio circa della mia community, che ci sta. 2022 senza dubbio di Sony, dice Simple Flame, ma non so quante cartucce abbiano da ora, ancora adesso, da adesso al 2024. Non sono così ferrato sul palinsesto, sulle uscite, diciamo, della scuderia Sony, però effettivamente vince Xbox Serie XS con 68%, al secondo posto PC, al terzo posto PS5. Nintendo Switch non incassa nulla, neanche un punto. Spider-Man 2023, sì. Però cosa c'è ancora? Cioè, che altri studi? Santa Monica ha esaurito chiaramente la cartuccia con God of War, a meno che esca un DLC, non ne ho idea. Insomniac, appunto, con Spider-Man, c'è sicuramente Naughty Dog con The Last of Us. Sony a Stellar Final Fantasy, Spider-Man il DLC, Spider-Man DLC Horizon, lo so, ce l'ha qualcosa, però... Vabbè, Final Fantasy non è un first party, ripeto. È un terze party esclusivo, ma come noi non andiamo ad annoverare, che ne so... Adesso non ricordo, Stalker 2, non è che lo mettiamo, eh? Wolverine su PC, se non sbaglio, dice Showcrime... Non ricordo della data. Omar PRL, ciao compaesano. Ciao bello. Troppo tardi. Ho giocato tantissimo alla Serie X, però gioco tanto anche alla Switch. Però la console che accendo sempre è la Serie X. Sì. Forse ho sbagliato sondaggio. Avrei dovuto dire App Xbox, tanto Xbox e PC sono l'unico con App Xbox. Ah, ok, va bene. Vabbè. Per me dopo Starfield possiamo chiudere tutto e chiamare l'avvocato divorzista, va benissimo. In questi mesi principalmente PS5, ma appena esce Starfield la PS5 la rimetto nella scatola e rischierò di fondere la Serie X, ma è giusto che sia così. I giochi annunciati sono quelli, ok? Grazie per l'aggiornamento. Io ripeto,
conosco il mondo di PlayStation molto a spanne, ecco, da un punto di vista di uscite non è che mi so tutte le date a memoria, quelle robe lì. Con un PC da 700 euro giochi sia i Age of Empires 4 che Diablo 4 e sei a posto per 2 anni di ore di gioco. Sì, è vero anche questo. Spider-Man 2 esce a settembre, piango Starfield, ok. Nel 24 The Last of Us multiplayer, Ronin e Wolverine. Ecco, Ronin ad esempio non sapevo. Non quest'anno Wolverine. Ah, ok, perfetto, 2024. Ok. Comunque sia, ecco, per quanto riguarda le uscite, secondo me c'è fin troppa carne al fuoco, a dire la verità. Cioè, veramente troppa, cioè... Già luglio, giugno-luglio... Allora, con Diablo, io parlo per me, ok? Vi illustro la mia scaletta di titoli che giocherò. Allora, adesso siamo alla metà di marzo, oltre al periodo delle beta, che è questo, con anno 1800 in free to play fino a settimana prossima, la beta di Diablo numero 1, la beta di Diablo numero 2, arriviamo sostanzialmente ad aprile. A aprile... mi giocherò sicuro Minecraft Legends, ma proprio sicurissimo. Ghostwire Tokyo, super sicurissimo. E già solo con questi due titoli qua, senza contare Game Pass, ok? Ah, quello del Team Ninja esclusivo per PS5, ecco, non ricordavo Lace, grazie. A maggio, sicuro Redfall, me lo gioco per un mese intero, perché mi ispira particolarmente, e anzi, andremo a vedere adesso il trailer in italiano che è stato rilasciato proprio oggi, con il trailer ufficiale della storia, molto interessante, che apre dei retroscena molto particolari, mostra nuove sequenze di gameplay, mostra un comparto tecnico secondo me di tutto rispetto. Ve lo metto almeno in 1060, tanto comunque 1080p, tanto comunque Twitch comprime. E ci sono novità anche per Redfall legate al mondo di Nvidia. Agosto Lies of P pure, assolutamente. Non c'è una data per Spider-Man. Io mi ricordavo fosse per la fine dell'anno, ecco, poi ripeto. Atomic Heart per me è il gioco migliore del Game Pass 2020. Da 2020 a ora, con Halo Infinite, mi sa che mi piacciono quelli in soggettiva, in prima persona, certo, perché no. Diablo 4 non ha DLC esclusivi PS5, mi stupirei se non ne avesse. In che senso? Questa frase non l'ho capita. Guardiamo il trailer di Redfall, il trailer nuovo, e poi ci sono interessanti news. Peggy 18. Finiamo la musichina. Dicevano che una goccia del mio sangue poteva cambiare tutto quanto. Salvare la gente dalla malattia. Molto dalla figo. Morte. Sono passate 2 ore dalla procedura. Soggetto deceduto. È successo mentre nessuno guardava, come radici nella terra. Vampiri. Ecco che cosa sono diventati. Signori. Tutto quello che sappiamo è che ha avuto inizio con la Evum. Un'azienda farmaceutica di parassiti ossessionati dall'immortalità. Miseria. A poco la città è stata inghiottita. Gente scomparsa, cadaveri, fanatici. Verranno a prendervi di notte e vi svuoteranno. E proprio quando sembrava che le cose non potessero peggiorare, è sceso il buio. I fanatici li chiamano dei. Vampiri dai poteri inimmaginabili che dominano Redfall. L'uomo ombra, Tommy il sanguinario, Madame Sussurro, il sole nero. Dei creati dalla scienza. Ma carino, come trailerino. Potremo fermarli? L'unico modo per scoprirlo è immergersi nell'oscurità. È ora di riprendersi Redfall. Miseria.
Bello il feedback shooting del... il rinculo. Bella. Guarda le speronate. Non potete uccidermi, sono un incubo. Sì. Per me sì. Che bel personaggio David. Signor David, famoso. Sì. E qui signori, è grave, secondo me è gravissimo, anche per l'edizione digitale Mostra i Denti, che ha il gioco base incluso e un pass di eroi di Redfall, il che significa che appunto ci saranno due eroi aggiuntivi, quindi è stato annunciato un DLC sostanzialmente. Come vedete, pass eroi Redfall gioca nei panni di due futuri eroi. Queste skin, secondo me, alcune non sono per niente convincenti, però effettivamente il fatto che ci siano un sacco di cosine carine, interessanti, divertenti, belline, eccetera, convince. Stanno incominciando ad aumentare il loro raggio di influenza. Sono abbastanza convinto che questo titolo, nonostante risenta del malus al carisma dei giochi Arcane, che dice, ah, a me i giochi Arcane non piacciono, anche se è un titolo completamente differente da quello che è stato mostrato, da quello che è stato realizzato finora da Arcane, perché non è Deathloop e perché non è Prey, e nemmeno tutto il resto, quindi dubito fortemente che ci sia qualcuno in grado di poterlo valutare senza che ci abbia messo le manazze sopra. In molti lo disprezzeranno comunque a scatola chiusa, in molti lo disprezzeranno comunque perché è di Xbox, quindi doppio malus da un punto di vista del morale, però secondo me è un giochino molto carino, molto carino, quindi non perdetevelo. Lo so, lo vedo molto alla Far Cry, è alla Far Cry. Qualcuno non ha visto i miei video, caro Negan, molto male. Questo si gioca a luminosità spacca retine, se no ci si sporca la mutanda. No, bollato. A incenerimento corneale, proprio così. Gamma correction 100, così. Questo trailer, secondo me, ha convinto molti, è il migliore finora. Sì, anche quello, anche il penultimo non era affatto male, secondo me. Hashtag pre-order, per me è un sì, bisogna ammetterlo, è il più boxaro di noi, il solo ad aspettare Redfall. Io aspetto Redfall, ragazzi, altro che. Tanta roba Redfall, secondo me sarà un gioco della Madonna, ok, perfetto. Ammetto che il nome Redfall mi faccia un po' schifo, più bello Bite Back come nome, sì, ma Bite Back non si può sentire. 3 mesi per giocarmi Redfall e poi dal 6 settembre chiuso per ferie. A me non ispira tanto al momento, ma ci può stare, per carità. Prey è il loro capolavoro ad ora. Su alcune cose. Come esperienza complessiva, sì. Come atmosfera, anche. Come tante altre cose, no. Quindi io mi aspetto un improvement quantomeno dello shooting su Redfall. Almeno da quello che ho visto mi sembrava carino. Li hai visti tutti i miei video, ma ti sei perso il video, Negan, dove dico che Redfall prende ampia ispirazione da Far Cry, si ispira ampiamente a Far Cry, che era il titolo del video. Quindi è successo la stessa cosa con altri titoli Arcane, divisivo, già questo secondo me significa che ha l'impronta di Arcane. Sì. Soprattutto il gameplay sembra molto divertente, sono d'accordo. Buon proseguimento, grazie a te Pablo, buona nanna, sveglia alle 5, azza. Se il single player è valido prenderà buoni voti, può essere. Trovi più interessante Dead Island 2, ma è una cosa completamente diversa, sì. Cioè,
ci sono sempre non morti, creature del male, eccetera, eccetera, dell'oscurità, però decisamente un piglio molto più funny, mentre questo di funny ha veramente poco, secondo me. Se compro Diablo sullo store e non mi piace, posso chiedere il rimborso? Sì, ma ci sono delle linee guida. Adesso non ricordo se devi averlo giocato per meno di tot ore per poter chiedere il rimborso. Puoi sempre acquistarlo su Amazon e fare il rimborso, come, cioè richiedi il rimborso da lì. 14 giorni di tempo, ok, sì, però credo ci siano anche delle condizioni di utilizzo, se non ricordo male, esatto, 4 ore, esatto, che per Diablo 4 giocare 4 ore vuol dire finire il prologo, ecco. Dead Island è gamma più 100 di default, giustamente, se a uno piace Dead Island, perché no? Ecco, per Redfall è uscita una notizia assolutamente interessante che vorrei riportarvi qui. Quando uno si compra un prodotto della serie 4000 GeForce, avrà il Biteback Edition, che costa un centone sostanzialmente, all'interno incluso con la scheda RTX. Si parla appunto, come vedete, dell'RTX 4090, 4080, 4070 Ti... o dei laptop con la scheda grafica 4090 o 4080. Quindi anche questa collaborazione, se facciamo conto che Nvidia ha ricevuto un accordo decennale per i giochi PC Game Pass disponibili su Cloud Gaming, su GeForce Now, così come i prodotti Activision Blizzard, se contiamo questo, cioè Redfall che arriva in bundle con le schede Nvidia, ok? Si preannuncia una buona collaborazione. È vero che potrebbero avere degli accordi in futuro per cambiare il chipset di una nuova potenziale console, non ne ho idea, perché adesso è basata sui chip AMD e non sui chip Nvidia, ma in qualsiasi caso... Vederci, per rispondere alla domanda che mi era stata posta ad inizio live, la vedo dura, fra virgolette, che questo sia un'intenzione, un inizio di una collaborazione per la costruzione di nuovo hardware associato fra Nvidia e Xbox. Anzi, credo fermamente che Xbox stia cercando di separarsi più possibile dalla sua dipendenza hardware del mercato console, che ha visto un'impennata delle vendite di serie S e di serie X finché c'erano i chip in periodo di pandemia, ma che già ora la messa sia finita e che PS5, una volta risolte le sue problematiche di approvvigionamento, stia spopolando, vendendo di tutto e di più, PS4, PS5, tutto, PS4 Pro, Slim, qualsiasi cosa. Quindi non credo che ci sia un business così a lungo termine per la costruzione di hardware. Più interessante invece l'accessibilità sulle piattaforme in cloud, dove con i loro accordi, grazie al cloud gaming, possano unirsi sotto un grande ombrello, una sorta di, è brutto dire cartello perché il cartello ha chiaramente un'accezione negativa, ma una alleanza fra vari distributori di servizi in cloud gaming, che porterebbe sicuramente al raggiungimento di molte, moltissime persone con il parco titoli di Xbox, che solo con Xbox Cloud Gaming non può arrivare dappertutto, nonostante abbia una base installata sicuramente molto ampia, ma perché è legata alla console e legata a Game Pass. La libreria di Xbox al di fuori di Xbox è irraggiungibile, e con il mercato PC disponibile e con il cloud gaming, che sul quale si investe moltissimo nell'ultimo periodo, abbiamo visto con gli ultimi accordi che sono stati stipulati, c'è un futuro ancora tutto da scoprire, basato sul cloud più che sull'hardware, dal mio punto di vista. RTX 4000, meglio un prezzo giusto che regali, per me. Sì, è chiaro che cercano, che stiano cercando di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Cioè Nvidia cerca di vendere le sue schede top di gamma e
Microsoft ci si infila anche in virtù degli accordi che potrebbero aver stipulato, perché oltre al sì, vi diamo COD, vi diamo i titoli Activision e potete usare la nostra libreria, la libreria Xbox per PC all'interno di GeForce Now, qualcos'altro ci sia, ecco, secondo me c'è. Poi certo, se la 4090 costa come un rene o devi andare, non lo so, a rapire dei minori e a venderli al mercato nero per poterti permettere una roba del genere, non ha assolutamente senso. Su questo siamo d'accordo. È chiaro di come un prezzo folle per una scheda che viene usata sul mercato PC, ma per tirare delle prestazioni top di gamma, se corredate anche da tanta altra roba di top di gamma all'interno di un computer, quindi dove non basta semplicemente solo la scheda video, Redfall è uno sputo. Cioè, chi è che va a vendere le corne per giocarsi Redfall con una 4090 in regalo su una 4090? Ecco, quindi sembra strano che sia un'operazione per vendere, è più un'operazione marketing per fare quadrato, ecco, per stringere qualche regalo, qualche legame, ecco. Sì. Prezzi e accordi AMD per adesso sono ultra convenienti. Tra l'altro Microsoft ha chiesto scusa l'anno scorso pubblicamente ad AMD per aver cambiato chip con la 360. Ah, ok, io questo non lo ricordavo. Il cloud, se 5G mobile non diventa diffuso veramente, non c'è vero spazio. Sì, dipende sempre da che mercato si va ad analizzare. È chiaro che portare il 5G in Africa sicuramente potrebbe essere utile, non per il gaming probabilmente, ma per la diffusione proprio della rete in generale. Quindi anche investire nel 5G nelle aree dove c'è maggior diffusione di servizi di cloud, maggior fruibilità nei servizi di cloud, ha un senso. Andare a investire nel 5G per regalare, che ne so, gli accessi a Xbox Cloud Gaming, dove Xbox è tipo il 5% del mercato nazionale italiano, sparo una cifra, non ha nessun senso. Ecco, quindi deve esserci un connubio fra tecnologia e marketing, quindi probabilmente investono dove sanno che c'è margine. No? Sì, fuori casa, sì, certo. Comunque sia, questa è la situazione. Infatti, ecco, dicevano appunto che il DLSS 3 arriverà per i processori Nvidia su Forza Horizon 5, Redfall e Diablo 4. Significa che con Forza Horizon 5, con una serie 4000, può gestire 120 frame per secondo a 4K. Che è una bella botta, eh? Che è una bella botta. Aspetto di vedere Forza Motorsport. Eh? No? Deve essere una bella legnata. Eh sì. Poi ripeto, dipende, qui stiamo parlando... Mamma mia, che cosa sta... Ah, ok, perfetto, scusate, mi ero fermato a vedere il meme. Ok, prima di passare alla Gaming Night, ecco, perché poi ci sarebbe da parlare di tutte cose, cioè ci sarebbe da parlare di FIFA che si è opposta al... cioè che voglia realizzare il nuovo titolo calcistico dopo l'abbandono, dopo il rifiuto della licenza da parte di Electronic Arts. Quindi ci siano delle negoziazioni in corso, probabilmente con qualche altro sviluppatore che potrà prendere il brand di FIFA, acquistare la licenza di FIFA e sviluppare il nuovo FIFA con il nome proprio FIFA. E potremmo parlare di Minecraft che arriva sui Chromebook, una cosa assolutamente esclusiva che arriva appunto su Chrome OS, una versione Early Access, quando per ora su Chrome OS c'è solo Minecraft Educational, credo, Ubisoft FIFA 25, non credo, ho volato, almeno se così fosse aiuto,
ha chiesto $1 miliardo per la licenza, però complimenti. Potremmo parlare dell'acquisizione di Activision Blizzard, potremmo parlare di Ubitus, un'altra piattaforma di cloud gaming che ha stretto accordi con Microsoft, l'ennesimo accordo decennale con Microsoft che abbiamo già visto nell'ultimo periodo. Potremmo parlare delle risposte che ha dato Sony in merito al dibattito Call of Duty, PlayStation e l'incremento dei prezzi. Potremmo parlare delle risposte che sono state date alla CMA da 7 publisher e sviluppatori in merito all'acquisizione di Activision Blizzard, dei quali di questi 7 uno solo ha espresso delle perplessità e che si è fortemente contrario al deal di Activision Blizzard. Chissà chi sarà mai. Potremmo parlare dell'FTC che voglia ulteriori informazioni in merito all'accordo di Activision Blizzard King, perché Microsoft non gli ha dato proprio tutti i dati, quindi segno che stia nascondendo qualcosa. Ricordo che le carte che sono state mandate da Microsoft all'ente americano superino i 2 milioni di documenti, 2 milioni di documenti, e con quelli di Blizzard superano i 3 milioni. Segno che stiano nascondendo qualcosa. Potremmo parlare di tutto ciò, ma non ne parleremo nel video di domenica, sempre polemica, sappiatelo. Ci sono 1000 cose sull'acquisizione, quasi tutte a favore di Microsoft, eh sì. Sai che risate che fosse di Konami a prendere la licenza di FIFA? No, non credo, a parte che non credo che Konami se lo possa permettere di comprarsi la licenza di FIFA oggi, cioè dovrebbe andare contro il suo trend che è gacha e mobile gaming. A comprarsi FIFA quando hai messo in piedi i football sarebbe particolarmente problematico. Buonasera Zeldinch. Quindi adesso ci facciamo un pezzettino di Gaming Night, adesso vediamo se riusciamo a provare qualcosina. Anzi, a dire la verità, io volevo vedere se ci fosse la possibilità di provare Exoprimal, ma è ancora chiuso quasi certamente. C'è qualche titolo interessante da guardare in linea di massima. Adesso vediamo che cosa c'ho disponibile sulla console e intanto salutiamo ovviamente gli ascoltatori del podcast. Quindi grazie a tutti coloro che sono rimasti sul podcast.